Nelle puntate precedenti. Incredibile. Era fatta. Oltre quelle porte ci attendevano tesori e risorse. La grande razzia dei sanguinari sarebbe diventata leggenda. Casa. Noi samurai perdemmo la nostra molto tempo fa. Ora per noi quella parola ha un altro senso. Rinchiuso in quella cella non avrei potuto certo combattere. Ma i miei amici e il mio daimyo videro un'occasione e la colsero al volo. Cavalieri della Legione di Ossidiana. Dov'è Ayu? Vuoi diventare imperatore? Dopo che avrò ucciso gli altri? È te che ucciderò. Un lupo. L'inferno scese su di noi. Io fui l'ultima daimyo liberata nel Mair. Apollyon! Dica. L'ha liberata. Buona caccia. Pezza di merda. Perché non l'ammazzi? Buona caccia? Apollyon credeva che ci saremmo uccisi a vicenda per il potere dell'imperatore. Aveva ragione. I daimyo da lei scelti erano dei criminali di guerra. Avremmo dilaniato il nostro popolo. Ma avrei potuto evitarlo. Preparati! Prima ancora che iniziasse. Mamma mia, che spada! Comunque... E salve a tutti ragazzi da Pier Dark Knight 91. Ci ritroviamo su For Honor puntata numero 14. E nel frattempo cerchiamo di affettare questo bisonte qua. Volevi. Oh. Siamo stanchi. Tutti qua stanno. Aia. Allora, amico Fritz. Oh, uno l'ho preso. E vai. Ok, riandiamo a prendere quel ciccione. Ok. Guardalo, guardalo come attacca. Mamma mia. Oh. Signorino, dai, forza. Allora, recuperiamo energie. Mamma mia. È andato proprio a vuoto. Dai. Dai che lo facciamo. Guarda come si para. Sperate ora. Dai. E dai. Vi troverò. Ok. Si para. Aia. Dai. Oh, finalmente. Ten. Ok. Possiamo recuperare energia. Ranja era devota, ma la devozione non è una giustificazione. Come osi disonorare questo luogo, Ayu? Ok. Non sei una daimyo, Ayu. Aia. Guarda, guarda, guarda com'è agile. Allora, sconfiggici tutti i damiani. E noi i daimyo. Cerchiamo di sconfiggerli tutti, anche se è quasi difficilissimo. Guarda qua, guarda com'è tosta questa. Mi sta prendendo sempre. Oh no, mamma mia ragazzi, proprio forte, eh. I nostri antenati ci guardano, Ayu. Auguri, me li saluti tanto. Quanti assassini hai inviato in tutti questi anni? Tanti.
osi sfidarmi? Guarda com'è agile, oh. Me li prende tutti. Aio. Blocca. Perché vai a vuoto? Attenzione. Oh, è finalmente. Dai, che l'hai quasi fatta. Ok. Vai. Oh, benissimo. E uno lo abbiamo sconfitto. E adesso andiamo a prendere gli altri due. Uno è da questa parte, sperando di non trovare sempre i soliti personaggi di intermezzo che ci rompono le balls. Andiamo a vedere, eccoli. Stanno arrivando! Venite, venite. Venghino, venghino. Fatto la cavolata. Arrivederci. Dai. Crepa subito. Ci hanno trovati. Ok. Bravo. C'è qualcosa. Bene. Eccolo. Vai. Affettato. Preparati a morire, cagna. Mamma mia. Non si dice così a una donna. Oh. Fermi. Era avido. Prendeva più di quanto. Attenzione. Schivata con attacco. E lo sappiamo già. Basta, dare. Madonna. Mai. In guardia, uomini. Non sei abbastanza per me. Ho capito, però ne siete troppi, non vale. Mi hanno messo all'angolo. Ingozzate mentre i tuoi sudditi morivano, Kisan. Oh. Dai. Uno fatto. L'imperatore ride di te. Oh cacchio. Recupera. No. Dai. Dai. Cazzo, mi colpiscono con le frecce, mi colpiscono con le frecce. Vedi, guarda. Come faccio? Non come ti faccio? Permetterò di regnare. Quel trono è mio, Aio. Sono qui. Dove stanno? Ma ti faccio vedere io se mi dovete colpire ancora. C'è qualcuno qui. Il nemico. Dai. 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 Allora. Forza, facciamo. Dai, ammazza. Dai. Oh. Adesso lanciatemi ste balls. Adesso sta lui. Dai. Ce l'abbiamo quasi fatta. Attenzione. Ti sei dimostrato un essere indegno, Kisan. Oh. E adesso. Oh, basta. Siate pronti. Mamma mia, ne sono troppi. Dai. Guarda. Guarda come lezza, va. Dai. Il nemico! Oh. Dai. Dai che li facciamo. Preparati a morire. Cagna. Ok. Adesso siamo quasi arrivati al terzo bersaglio. Tenete duro. Dai. Ok. Va bene. Andiamo.
70 metri al bersaglio. L'ultimo, meno male. Andiamo. 40. Dai. Dokuja era un vigliacco. No. Stanno altri. Ah no, sta qui, cosa, sta qui il bersaglio. Ok. La compassione. Dai. Scappano. Perché scappano? Ah, m'ha avvelenato. Chi è? Perché scappano? Ok, abbiamo preso delle frecce. No. Questi scappano. Dai. Benissimo. Andiamo, che si sta prendendo fuoco. Sta prendendo fuoco. Dai che muori. Madò. I nemici sono lì. Mamma mia. Codardo. Sì, ma meglio codardo che morto. Dai, dai. Stronzi di merda. Proteggetemi. Oh. Benissimo. Aia. Impara a usare la spada. Non puoi diventare imperatrice, Ayu. Hai sacrificato le vite dei tuoi soldati, Dokuja. Dai. Niente. Niente. Sei completamente pazza. Cagna. Ancora una volta cagna. Vabbè. Vai. Vai. Ti sbagli su di me, Ayu. Ok. Dai, anche questa, dai. Attenzione. Attenzione. Terzo bersaglio non me l'ha fatto uccidere. O era quello? L'imperatore è morto. Legione di ossidiana! Apollyon vuole farci combattere l'uno contro l'altro! Riprendetevi! Io dai, mi rifiuto! Dobbiamo affrontare una nuova era. L'era glaciale. Cosa? Vichinghi. Oh, sono forti ma stupidi, eh? Apollyon si pentirà di non avermi uccisa. Va bene ragazzi, anche questa puntata giunge al termine. Stiamo quasi per finire anche il terzo capitolo, ovvero l'ultimo. Allora, vediamo un attimo se ci dice qualcos'altro. Vadi, vadi, dica, dica, facci sentire cosa succederà. Apollyon, Apollyon ragazzi, Apollyon. Questa qua... Pensavo che la guerra civile sarebbe durata anni, non giorni. Nulla unisce come un nemico comune. I vichinghi non ebbero tempo di fuggire col bottino. Quello Orochi, Ayu e i suoi nuovi alleati si lanciarono per fermarli. Va bene, mi sa che siamo alla fine, eh? Siamo al capitolo 3, è la terza parte, però mi sa che altre due, tre puntate e concludiamo For Honor. Ragazzi, lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete, commentate. Un bacione a tutti da PierDarkKnight91. Spiliqueta prova a chiudere, attenzione, Varela prova ad andare, Spiliqueta non riesce a tenerlo, pallone in mezzo. Ragazzi, avete visto cosa serve l'overall? Musacchio? Guarda cosa va a fare. Madonna. Guarda.